Sindaco, la questione ambientale purtroppo è davvero la piaga di Taranto. Con lei concordo in pieno su un fatto che Di Maio deve decidere, non si può giocare a rinviare allo scaricabarile perché qui parliamo della pelle dei lavoratori e parliamo della pelle dei tarantini. Quindi sotto questo aspetto c'è una incapacità evidentemente da parte del Vice Premier e Ministro per lo Sviluppo Economico. Dall'altro però c'è Taranto che sta diventando davvero una polveriera ambientale. Vedi il caso Eni di questi ultimi giorni, ma la sommatoria di tante fonti inquinanti, perché tali sono Ilva, Eni, aggiungasi tra un po' Tempa Rossa, non vogliamo drammatizzare o esagerare, ma non è che dobbiamo fare la fine di Chernobyl. No, ha detto bene, direttore, non dobbiamo drammatizzare, dobbiamo basarci sui dati, sulla scienza, su quello che ci dicono ASL, ARPA. Allora è evidente che se sull'Ilva si decide, si intraprende la strada delle tecnologie, dei cantieri, lei avrà visto che stanno sorgendo le torri portanti dei parchi minerali, fra due anni la situazione sarà decisamente differente. Mi lasci ricordare che a proposito di Eni abbiamo lavorato quest'anno per chiudere la nuova AIA che varrà per i prossimi 16 anni, se non ricordo male, e che ha abbattuto di oltre il 50% le buone pratiche europee. Significa che anche lì, dopo il revamping tecnologico che ahimè ha causato in maniera imprevedibile qualche emissione d'origine a quest'estate, ma la situazione migliorerà sensibilmente anche lì. Su Tempa Rossa, però non dobbiamo dire qualche, perché abbiamo avuto pesanti emissioni anche ripetute. Aggiungiamo che su Tempa Rossa questa delle superiori emissioni è stato un dato confutato scientificamente dalla conferenza di servizi alla presenza del Consiglio. Non ci saranno nuove emissioni se non, come dire, quelle del traffico marittimo, ma si sta lavorando per contenere anche quelle, insomma, da un altro. Io, Sindaco, ho un'idea, ma questa è tutta mia, poi ognuno tot capita, tot sentenze. Per me Taranto potrebbe tranquillamente vivere senza Ilva, perché grazie a Dio ha delle risorse naturali, storiche, archeologiche, veramente potremmo fregarcene della grande industria. Ci vediamo però, io, questa è sempre una mia opinione, condannati prima da Calenda e ora da Di Maio. Sembra veramente che questa Taranto sia condannata alla industrializzazione continua, ma non potremmo fare un discorso proprio alternativo, una Taranto senza Ilva? Sì, se vogliamo diventare una città di 50.000 abitanti, quindi meno della metà, sì. Faccio una battuta, 50.000 potremmo diventarlo anche con tutti i morti. No, non dica così, perché le statistiche ormai hanno acclarato che abbiamo un'incidenza superiore di alcune patologie rispetto ad altri territori. È forte anche nei bambini più piccoli. È un dato paragonabile alla tendenza nazionale, e questo ce lo sta dicendo anche il registro tumori. Guardi, io le voglio dire una cosa, dicono... Su questo dissento, sui numeri. Dice l'Istat che nell'industria, nel turismo per esempio, si impiega una persona ogni 7-8 dell'industria. Significa che se noi siamo disponibili da qui all'immediato a rinunciare a quel carico occupazionale ed economico per la nostra città, possiamo fare certe cose. Il turismo si tratta però di programmare, nessuno dice chiudiamo l'Ilva domani, però dice tra 10 anni noi non viviamo più di acciaio. E allora perché non ci presentano il piano B per chiuderlo con le coperture miliardarie per evitare un'altra Bagnoli? E noi siamo disponibili, se qualcuno ci porta il piano B, ci dà 20.000 posti di lavoro, qualcosa come 10-15 miliardi per le bonifiche. Però Sindaco, come non ce li ha nessuno, direttore? Però sui dati abbiamo un'incidenza tumorale, soprattutto nei bambini, paurosa purtroppo, i dati lo dicono. Ma infatti si sta lavorando per questo, si sta lavorando con la Regione Puglia, con l'ARPA, con l'ASL, stiamo pensando a come coprire i parchi minerali per abbattere del tutto le emissioni delle polveri pesanti. Tante cose si stanno facendo. Oggi la situazione è difficile e risente chiaramente di 50 anni di esposizione, non, come dire, degli anni, voglio dire, della trattativa. Per concludere, sembra che si sia oramai orientati, almeno per quello che sono le mie previsioni, l'Ilva assegnata ad ArcelorMittal, però i precedenti di Mittal sono terrificanti in Serbia, in altre parti del mondo in cui ho operato, quindi c'è un biglietto da visita terrificante, quindi non vorremmo che avere un proprietario peggio di Riva. Guardi, anche un DPCM a cui deve ottemperare, dopodiché, come lei ha detto, noi dobbiamo occuparci di difendere i nostri bambini. Quando sbaglierà Mittal ci sono le ordinanze urgenti e contingibili, è lì che il sindaco può fare qualcosa, non è il sindaco che può girare a piacimento la chiavetta. Io la ringrazio, sindaco, però le devo dire una cosa, a me piaceva più il sindaco che urlava contro Taranto stuprata dall'Ilva, mi piaceva di più. Beh, lo facevamo quando non ci facevano nemmeno... Se eravate vicini a Emiliano? No, non eravamo vicini a nessuno, grazie a
a Dio non lo siamo mai stati, a differenza di quello che pensa qualcuno, siamo completamente liberi. Lo facevamo quando non ci facevano nemmeno sedere al tavolo. Poi al tavolo ci siamo seduti e abbiamo dato un contributo, delle indicazioni per realizzare una piattaforma importante per mettere la città in condizioni di voltare pagina. Quella piattaforma adesso sa chi l'ha fermata? I grillini, che dell'ambiente non sanno più come... Vabbè, i grillini sono incapaci per natura, su questo non c'è dubbio. Grazie, quindi siamo rimasti anche senza la piattaforma. Però non so se da Calenda a Di Maio siamo passati dalla padella alla braccia. Non lo so, lo vedremo il 15 settembre, grazie. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.